Hi guys e benvenuti in un nuovo video. Molti di voi probabilmente non ne avranno mai sentito parlare, ma tra il 2011 e il 2014 la serie TV Top Boy in onda su Channel 4 è stata uno dei migliori crime drama britannici degli ultimi anni, recepita positivamente dalla critica e dal pubblico, cancellata dopo sole 2 stagioni e comprata in seguito da Netflix. Io ho scoperto questa serie circa 2 anni fa, quando cercavo dei contenuti da vedere per migliorare il mio inglese. A proposito, le prime 2 stagioni di Top Boy sono solamente in lingua originale, ma ovviamente è possibile aggiungere i sottotitoli in italiano. Ho trovato la serie davvero molto coinvolgente e non mi ha mai annoiato, tanto che l'ho finita in pochissimo tempo. Vi racconto brevemente la trama per darvi un'idea di cosa tratta. Top Boy è un dramma poliziesco ambientato nella zona est di Londra e segue i membri delle bande di strada che sono coinvolti nel traffico di droga. Tra l'altro, nel caso foste poi interessati a vederla, non vi occorrerà molto tempo, infatti trovate su Netflix solamente 2 stagioni da 4 episodi l'una. Ma la notizia che voglio portare in questo video è un'altra. Mi ero infatti rassegnato all'idea che la serie fosse morta lì, anche se il finale della seconda faceva intendere che ci sarebbe stato un continuo. Passati ormai diversi anni, ero convinto che non ci sarebbero più state altre stagioni. E invece ecco la novità. Il rapper Drake ha salvato la serie e ne è diventato produttore, proprio per continuare la storia abbandonata ormai da anni. Ed è da ieri disponibile su Netflix la 1ª stagione di Top Boy prodotta da Drake. Ma attenzione, perché in realtà non è proprio una 1ª stagione. Per chi non conosce la serie e dovesse capitare sulla pagina di anteprima di Top Boy, potrebbe sembrare un nuovo contenuto aggiunto da Netflix negli ultimi giorni. In realtà però non è così. Infatti la storia seguirà gli eventi delle 2 stagioni uscite anni fa. La cosa positiva è che questa nuova stagione è disponibile anche in italiano, ma prima di vederla vi consiglio vivamente di guardare le 1ª stagione, anche se sono solo in lingua inglese. Non so per quale motivo Netflix abbia deciso di differenziare i 2 prodotti, ovvero le 2 stagioni di Top Boy uscite anni fa e questa nuova 3ª stagione prodotta da Drake. Quindi, arrivando alle conclusioni, mi sento di consigliare Top Boy a tutti voi, soprattutto a quelli che apprezzano particolarmente il genere crime. E in particolar modo i contenuti che raccontano vicende di strada. Comunque, già guardando il trailer della serie, sicuramente riuscirete a farvi un'idea migliore. Ve lo lascio qui sotto nella descrizione per non farvi perdere tempo nel caso lo voleste vedere. E se vi interessasse, per curiosità, sapere come mai proprio Drake sia diventato un produttore, lo ha raccontato lui stesso. Ha scoperto la serie su YouTube e ne è stato immediatamente attratto. E dopo aver finito tutte le puntate delle 2 stagioni, non si capacitava del fatto che la serie fosse stata abbandonata. E quando si rese conto che non era l'unico a volere un continuo di Top Boy, nel 2017 Drake ha stretto un accordo con Netflix per servire come produttore esecutivo una 3ª stagione di Top Boy. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questa serie o se l'avete scoperta solo oggi con il mio video e ditemi anche se vi è venuta voglia di vederla. Se avete trovato interessante questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, io vi ringrazio per la visione e come sempre bye guys e al prossimo video.